Questa mattina c'erano tutti i presupposti per un'ottima giornata al mare. Temperature alte, acqua limpida e relax totale. Sono tutti pronti, o quasi, i bagnini e le concessioni balneari fanesi per l'avvio della stagione estiva, partita nelle Marche il 30 aprile e che durerà fino al 2 di ottobre. L'estate 2022 sarà la prima, dopo due anni di restrizioni Covid, senza regole di distanziamento tra gli ombrelloni. Ufficialmente siamo partiti lo scorso weekend del 7-8 maggio e niente, adesso finiamo le piccole rifiniture, però partiti. Quindi già come hanno cominciato a fare qualche cliente, cominciano a venire al mare con queste belle giornate e contenti, finalmente sentiamo sapore d'estate. Nonostante che molti hanno stretto perché sono finite queste normative Covid, finalmente, e noi invece siamo riusciti ad allargarci e con un piccolo aumento abbiamo richiesto ai clienti 20 euro in più per tutta la stagione, però siamo riusciti a dare un po' più di spazio tra le file, preferiamo così, ecco. Noi abbiamo preferito premiare i fanesi a scapito un pochino dei turisti, cioè abbiamo lasciato pochi ombrelloni giornalieri, perché comunque abbiamo premiato la politica, ecco, del far star comodi i fanesi. Preferiamo una clientela fanese, onestamente sta premiando questa politica, infatti la spiaggia è bella piena e niente, non vediamo l'ora che ci vengano a ritrovare tutti i nostri clienti. Anche nelle nostre coste rimane difficile reperire il personale per la stagione in corso. I ragazzi sono quelli dell'anno scorso, per fortuna, bravi ragazzi e me li tengo stretti. E al bar onestamente stiamo facendo fatica a trovare personale, adesso anche con il reddito di cittadinanza che è stato alzato, sembra che in Italia meno ne fai e meglio è, però sì, stiamo facendo difficoltà a trovare personale giovane al bar. A Sassonia invece gli stabilimenti si stanno preparando con i consueti lavori di manutenzione, con l'installazione degli ultimi ombrelloni, pitture delle cabine, cura del verde e la pulizia dei giochi per i ragazzi. È un lavoro impegnativo, infatti siamo qua da fine marzo, tre persone che quotidianamente veniamo e sistemiamo il tutto. Siamo a buon punto, infatti pensiamo di aprire il bar soprattutto questo weekend. Gli ombrelloni sono già pronti, accoglieremo poi gli ultimi clienti che vogliono prenotare. Quest'anno ci è stata data la possibilità di ritornare come prima. Noi abbiamo scelto di mantenere il distanziamento tra gli ombrelloni per comodità per tutti. Anche le altre attività si possono riprendere normalmente, come l'animazione fra i bimbi o giocare a biliardino, tutte queste cose adesso, diciamo, si può in maniera tranquilla riavvicinarsi a tutte le varie attività. Le concessioni inoltre attendono la chiusura dei lavori dell'ultima scogliera, quella a fianco della passeggiata dell'Isippo, importante per salvaguardare le spiagge. Stiamo attendendo l'ultimazione delle scogliere qua in Sassonia, infatti ancora le spiagge si stanno muovendo, ci sono alcuni punti dove si sta accorciando, alcuni punti che invece sono notevolmente migliorate con i due pennelli che sono stati fatti l'ultimo anno, però ancora la situazione non è a posto, perché abbiamo il primo tratto vicino al porto che ancora ha delle serie difficoltà e noi ad esempio qua ci stiamo riaccorciando, quindi penso che è necessario ultimare le scogliere per tutto il tratto della Sassonia.